difficile da gestire, come hanno reagito i suoi? Va bene, no, sinceramente poi l'ambiente, la gente ci sta sicuramente dando una mano, credo che questo noi ci deve responsabilizzare ancora di più per riuscire a dare soddisfazione a chi comunque ci vuole bene, a chi comunque ci sta vicino. E io mi sento tantissimo questa responsabilità nei confronti dei tifosi, nei confronti della società che mi ha dato fiducia, nei confronti del presidente. Perciò sicuramente ho visto reazioni di una squadra che ha sempre lavorato bene, ma che anche questa settimana ci ha messo ancora qualcosina di più. Dalle sue riflessioni ha detto uscirà un Piacenza più concreto, almeno quello che vuole lei. Sì, per forza, dobbiamo essere sicuramente più concreti, dobbiamo pensare a essere ordinati in campo, a stare chiusi bene, a aiutare i compagni, soprattutto questo, sto chiedendo l'appoggio dei compagni. Anche quando abbiamo la palla, un compagno deve essere sempre in aiuto all'altro. E solo così aiutandoci sia in fase difensiva che in fase offensiva tutti insieme riusciamo a uscire. Può essere pericoloso il fattore psicologico, il fatto di sapere che si è ultimi, anche se sono passate solo 4 partite, e la necessità di fare punti. Io sono riuscito questa settimana a non guardare la classifica mai, neanche scritta, né sui giornali e dappertutto, perché a livello psicologico dà fastidio vederci lì, ma questo non dobbiamo pensarci. Dobbiamo andare avanti e sapere che sarà dura, che dobbiamo soffrire, dobbiamo faticare una partita, e l'ultimo pensiero che dobbiamo avere è di risolvere subito la questione classifica. Ci vuole tempo, noi questo sacrificio siamo disposti a farlo, io voglio farlo e piano piano sono convinto.